Benvenuti al videocorso di oggi, dedicato agli adempimenti da fare per la riapertura dei cantieri temporanei e mobili. Nel corso della giornata vedremo tutti gli adempimenti che devono fare i datori di lavoro delle imprese esecutrici e gli adempimenti a carico dei coordinatori per la sicurezza. Oggi, nello specifico, andremo a vedere tutti gli adempimenti a cura del datore di lavoro e a cura del coordinatore per la sicurezza, e tutti adempimenti molto importanti per questa fase 2 di riapertura dei cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati. Nello specifico, il datore di lavoro deve predisporre il protocollo di sicurezza ad integrazione delle misure di prevenzione e protezione già stabilite nel documento di valutazione del rischio. Inoltre, deve aggiornare anche il piano operativo della sicurezza se tale operazione è necessaria. Formare i dipendenti e informare i fornitori esterni, ma anche altri soggetti esterni al cantiere. La pulizia e la sanificazione del luogo di lavoro. Per quanto riguarda invece gli adempimenti a cura del coordinatore della sicurezza, vedremo che questi deve predisporre il protocollo di sicurezza che va ad integrare le misure di coordinamento che già sono state previste nel piano di sicurezza e coordinamento. E in ultimo vedremo cosa deve essere aggiornato del PSC. In applicazione alle disposizioni normative in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, le imprese presenti in cantiere devono applicare precise misure di sicurezza che devono essere adottate da tutti i lavoratori che fanno parte del cantiere e da tutti i soggetti esterni al cantiere. Dove ricordo che per soggetti esterni al cantiere non si intendono solo i fornitori dei materiali costruttivi, ma allo stesso coordinatore per la sicurezza, lo stesso direttore dei lavori, sono dei soggetti esterni e quindi queste misure valgono anche per loro. Il datore di lavoro, come prima cosa, deve predisporre il protocollo di sicurezza che va a integrare il documento di valutazione dei rischi già redatto per il cantiere. Il protocollo di sicurezza contiene la riorganizzazione dell'area dei lavori e le misure che devono essere adottate in cantiere per essere conformi alle attuali disposizioni normative per contenere il contagio da Covid-19. Il protocollo contiene anche le norme comportamentali e le ulteriori misure igienico-sanitarie che devono essere adottate. Pertanto, questo documento deve essere ben esposto non solo all'ingresso del cantiere, ma soprattutto nelle aree comuni, quindi nelle aree di stoccaggio dei materiali, nei baraccamenti, nelle aree di ristoro e negli uffici. Entriamo nello specifico dei contenuti del protocollo di sicurezza, perché poi, mentre il documento di valutazione dei rischi e il piano di sicurezza e coordinamento sono dei documenti ben noti, i protocolli di sicurezza costituiscono la novità. Non a caso il primo, protocollo di sicurezza è stato documentato dal Ministero della Salute a marzo, che poi il Ministero della Salute lo ha integrato successivamente nell'ultima edizione di aprile, però diciamo sono comunque dei documenti abbastanza recenti. Quindi è nostro compito fare chiarezza in questo videocorso e dare il maggior numero di informazioni possibili. Quindi vediamo quali sono i contenuti dei protocolli di sicurezza. Il protocollo deve contenere la riorganizzazione dell'area dei lavori per rispettare le nuove norme comportamentali e soprattutto il distanziamento sociale. L'accesso dei dipendenti e dei soggetti esterni al cantiere, quindi bisogna prevedere come queste persone devono accedere alle aree dei lavori. Aspetto fondamentale è la pulizia e la sanificazione dell'area dei lavori, quindi andremo a vedere quali sono le istruzioni per fare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica. Analizzeremo nel dettaglio le misure igienico-sanitarie da adottare e le norme di comportamento. Accesso ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi nello svolgimento delle attività lavorative e deve fornire delle specifiche regole comportamentali e delle misure di sicurezza per contrastare il contagio da Covid-19. Tali regole devono essere rispettate sia dai dipendenti interni che dai soggetti esterni. Solo per i lavoratori che non presentano nessun sintomo influenzale da Covid-19, è permesso l'accesso agli ambienti di lavoro. All'ingresso del cantiere il datore di lavoro può chiedere il controllo della temperatura di ogni lavoratore o di soggetto esterno.
Poi vedremo nella seconda parte di questo corso che alcune regioni hanno ampliato quelle che sono le misure di sicurezza già previste nel protocollo di sicurezza nazionale. Però quello, diciamo, lo vediamo nella seconda parte del corso. In questa prima parte ci dedichiamo soprattutto a quello che sono le misure stabilite su tutto il territorio nazionale dal Ministero della Salute. Quindi, all'ingresso delle aree di lavoro, il datore di lavoro può chiedere il controllo della temperatura, quindi la misurazione della temperatura. Per evitare assembramenti, il datore di lavoro può anche decidere di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita in modo tale da evitare il più possibile il contatto all'interno delle zone comuni da parte di più lavoratori. Le regole di accesso al cantiere valgono anche per i soggetti esterni e quindi il datore di lavoro deve informare preventivamente e tramite i canali istituzionali tutte le aziende con cui hanno rapporti di fornitura. I soggetti esterni devono accedere all'area dei cantieri attraverso delle vie di transito e di uscita differenti. Questo per evitare il contatto quanto più possibile tra i dipendenti, quindi il personale strettamente impiegato nel cantiere, e i soggetti che invece vi transitano saltuariamente perché vanno a fornire i materiali costruttivi o perché sono le figure preposte al controllo dell'avanzamento dei lavori in cantiere. Sempre per i soggetti esterni, vige l'obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro. La consegna dei documenti cartacei, come le bolle, deve essere effettuata utilizzando guanti monouso e l'autista deve sempre aver cura di mantenere un'igiene delle mani il più alto possibile. Quindi deve costantemente utilizzare delle soluzioni a base di alcol per garantire, diciamo, una cura delle mani, perché le mani sono il canale di contagio più alto, rappresentano il canale di contagio più alto. Il protocollo di sicurezza è fondamentale perché va a disciplinare come devono essere utilizzati gli spazi comuni. All'interno di un cantiere temporaneo mobile sono diverse le aree comuni. Abbiamo le aree dedicate allo stoccaggio dei materiali, abbiamo le aree dedicate alla sagomatura del ferro o le aree dedicate alle malte cementizie, agli impasti delle malte cementizie. Qui in queste aree è fondamentale che tutti i lavoratori riescano a mantenere tra di loro la distanza di almeno 1 metro. L'uso dell'ascensore di cantiere, laddove è previsto, deve essere effettuato da un operatore per volta. Ovviamente gli operatori devono aver cura di utilizzare sempre la mascherina e i guanti monouso. Anche qui è da preferire i turni di lavoro diversificati in modo tale che non ci siano molte persone all'interno di queste aree comuni. Quindi l'area comune deve essere utilizzata per lo stretto necessario. Se più lavoratori e più tipologie di lavoratori devono accedere a queste aree, allora è fondamentale fare una turnazione anche per l'accesso alle aree comuni. Gli spostamenti all'interno di un sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e bisogna sempre attenersi a quelle che sono le misure fornite dal datore di lavoro. La sosta all'interno delle aree comuni deve avvenire per lo stesso necessario e sempre mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che si trovino lì. All'ingresso dei locali comuni deve essere garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Se nel cantiere ci sono spogliatoi, anche qui all'interno degli spogliatoi i lavoratori devono sempre essere presenti a una distanza di almeno 1 metro e se, a fine turno di lavoro, visto che gli spogliatoi vengono utilizzati da più lavoratori, è fondamentale utilizzare una turnazione, quindi per evitare che ci siano assembramenti. Tutti gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente. Andiamo a vedere appunto cosa si intende per pulizia e cosa si intende per sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il datore di lavoro di ogni azienda presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, per i subappaltatori, per i lavoratori autonomi la sanificazione degli uffici, dei servizi igienici, dei baraccamenti e degli altri locali. Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale competente. Ma la pulizia non riguarda solamente questi luoghi, ma riguarda anche i mezzi e le attrezzature di cantiere. Quindi i mezzi di cantiere, quali escavatori, piattaforme, pale, montacarichi, devono essere puliti. Gli attrezzi di cantiere, specie se per un uso promiscuo, devono essere igienizzati. La pulizia dei luoghi di lavoro deve avvenire con prodotti a base di alcol e di cloro e deve essere effettuata almeno 2 volte al giorno. Quindi è buona prassi che durante la pausa per il pranzo questi ambienti vengano nuovamente puliti. Sanificazione degli ambienti di lavoro. Questa deve essere fatta con cadenza periodica. Leggendo le linee guida del Ministero della Salute per la stesura dei protocolli, viene appunto specificata che la pulizia deve essere fatta quotidianamente e almeno 2 volte al giorno. Per la sanificazione viene utilizzato il termine periodica. Cosa vuol dire fare una sanificazione periodica? Ma soprattutto, chi decide della periodicità va a quantificare la periodicità? Su queste due domande, diciamo, non ci sono delle norme che la chiariscono. Si ricorre a quelle che sono le buone prassi. Per periodicità in un cantiere trafficato da così tante persone e anche da ditte esterne, è buona norma farla con cadenza settimanale. Ma ripeto, è buona norma. Non abbiamo allo stato attuale, a oggi, una normativa che chiarisca bene la periodicità. Per quanto riguarda chi decide sulla periodicità, ci sono degli aspetti un po' controversi, cioè chi rimanda al coordinatore per la sicurezza e chi rimanda al datore di lavoro. Sono delle idee valide, però a mio avviso andrebbe chiamato in causa anche il medico competente, perché noi sappiamo benissimo che ogni impresa esecutrice dei lavori nella stesura del DVR si consulta con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'addetto alla gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma soprattutto il medico competente. E quindi, diciamo, in questo caso un consulto sul tipo di periodicità da adottare è fondamentale farlo direttamente col medico competente. Chi meglio di lui non può fornire indicazioni al riguardo. Ripeto, tutte queste indicazioni sono di buona prassi perché allo stato attuale non ci sono ancora delle norme. Ma vista che la sanificazione è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, sicuramente il legislatore o il Ministero della Salute daranno indicazioni più dettagliate anche su questo aspetto. Misure igienico-sanitarie. Secondo l'allegato 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, occorre garantire una maggiore cura dell'igiene personale di tutti i lavoratori, sia essi direttamente del comparto edile, ma di tutti gli altri comparti, di tutti gli altri ambiti lavoratori. Andiamo a vedere quali sono queste misure igienico-sanitarie che devono essere applicate. Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare il contatto ravvicinato con le persone, evitare abbracci, strette di mano. È fondamentale il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, evitare di starnutire o tossire o comunque utilizzare un fazzoletto per coprire la bocca e il naso, evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o qualunque altro uso comune, e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano stati prescritti dal medico.
pulire tutte le superfici impiegate durante le attività lavorative con soluzioni a base di cloro e alcol e utilizzare sempre la mascherina. Questo è fondamentale, soprattutto se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. Oltre alle norme igienico-sanitarie, sono fondamentali le norme di comportamento. Il Ministero della Salute ha stabilito che è fondamentale evitare ogni forma di assembramento, specie quando si è in fila, mantenere la distanza di almeno un metro, uso disciplinato dell'ascensore, lavare e igienizzare le mani, coprire la bocca e il naso, evitare abbracci, strette di mano, disinfettare le pulizie e non recarsi al pronto soccorso, bensì contattare il medico di famiglia o la guardia medica e seguire le loro istruzioni. Uso dei DP. Ogni lavoratore presente in cantiere deve applicare le misure di igiene, le norme comportamentali e soprattutto deve indossare i dispositivi di protezione individuali indicati nei documenti per la sicurezza e nel protocollo di sicurezza. Quindi, come DP da indossare, abbiamo le mascherine, occhiali, visiera e guanti. Se la tipologia dei lavori impone una distanza interpersonale minore di un metro e non è possibile riorganizzare le attività lavorative, allora è obbligatorio che tutti i lavoratori indossino le mascherine, così come predisposto dal decreto del 17 marzo 2020 numero 18. Se tali misure di sicurezza non possono essere applicate, la lavorazione deve essere vietata. Questo che vediamo qui è un esempio di verbale di consegna dei DP, quindi il datore di lavoro notifica anche al responsabile del servizio prevenzione e protezione, all'addetto alla gestione delle emergenze e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha provveduto a fornire mascherine, guanti, grembiuli monouso, occhiali e visiera ai propri dipendenti. Questo, ripeto, è un esempio di consegna dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo visto che il datore di lavoro deve predisporre il protocollo di sicurezza che costituisce parte integrante al documento di valutazione dei rischi. Ora però andiamo a vedere se è necessario fare delle modifiche anche al piano operativo della sicurezza. Per quanto riguarda il piano operativo della sicurezza, questo deve essere aggiornato se sono state apportate delle modifiche al layout di cantiere. Il layout di cantiere è un grafico che va a illustrare come vengono organizzati gli spazi all'interno di un cantiere. Quindi si vanno a identificare le aree oggetto dei lavori edili, le aree di stoccaggio materiali, posizionamento dei bagni chimici, eventuali baraccamenti. Ora, per garantire il distanziamento sociale dei lavoratori che devono stare costantemente a una distanza minima almeno di un metro, questo vuol dire che i macchinari presenti in cantiere devono stare tra di loro almeno 2,5 metri. Quindi se prima nel nostro layout di cantiere avevamo i macchinari per lavorare il ferro a una distanza più breve, più ravvicinata, ora li dobbiamo distanziare diversamente e quindi dobbiamo modificare il layout di cantiere. Se poi il nostro cantiere non consente di posizionare questi macchinari così distanti l'un l'altro, allora non possiamo più avere la lavorazione del ferro in cantiere. Vuol dire che in cantiere il ferro dovrà arrivare già sagomato. E questo cosa determina? Determina che noi dobbiamo andare a modificare nel piano operativo di sicurezza anche le fasi di lavorazione e le relative attrezzature correlate. Modificare anche i turni di lavoro, specie in cantieri molto grandi dove noi abbiamo tanti lavoratori e in fase di ingresso e di uscita, cosa abbiamo detto? Non dobbiamo avere assembramenti, quindi è fondamentale andare a diversificare i turni, soprattutto per garantire che nella fascia oraria di ingresso e di uscita non si verifichino assembramenti. Il documento di valutazione del rischio invece deve essere integrato con il protocollo di sicurezza. Questo perché? Perché all'interno del documento di valutazione dei rischi già c'è indicazione di tutte le misure di sicurezza che i lavoratori devono applicare
Il protocollo contiene quelle misure aggiuntive, distanziamento sociale, misure igienico-sanitarie e norme comportamentali. Andiamo a vedere però quali sono gli altri adempimenti a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve formare i propri dipendenti sulle nuove norme, sulle nuove misure di sicurezza che devono essere applicate nei cantieri. E questo come si traduce? Si traduce nella convocazione di una riunione straordinaria dedicata alla formazione. Tenere il corso di aggiornamento dedicato alle misure di prevenzione e protezione anti-Covid da adottare e predisporre il verbale di avvenuta formazione. Ora, abbiamo detto che le attuali norme comportamentali evitano gli assembramenti, ci dicono di evitare gli assembramenti. Allora il datore di lavoro come si deve comportare? Se il datore di lavoro ha una struttura tale da ospitare il numero di dipendenti e garantire il distanziamento sociale, va bene fare formazione in sede. Si può pensare anche a dei turni, fare formazione massimo di 5 lavoratori per volta, altrimenti bisogna fare formazione a distanza. In questo modo il datore di lavoro va a informare in maniera puntuale, va a informare e formare in maniera puntuale i propri dipendenti. Quello che vediamo qui è un esempio di convocazione di riunione straordinaria per la formazione ai lavoratori. Anche qui la convocazione viene notificata al responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'addetto alla gestione delle emergenze e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo invece è un esempio di avvenuta formazione e quindi il datore di lavoro va a evidenziare anche quelle che sono le argomentazioni trattate nel corso di formazione. Ora passiamo a quelli che sono gli adempimenti del coordinatore per la sicurezza. In applicazione alle disposizioni normative in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, il coordinatore per la sicurezza deve predisporre precise misure di sicurezza che costituiscono parte integrante delle misure di tutela e di coordinamento già predisposte nel piano di sicurezza. Pertanto il coordinatore predispone il protocollo di sicurezza che costituisce parte integrante del PSC. Cosa contiene il protocollo? Il protocollo di sicurezza redatto dal coordinatore di lavoro contiene sempre la riorganizzazione dell'area dei lavori, l'accesso dei dipendenti e dei soggetti esterni, indicazioni per la pulizia e la sanificazione, misure igienico-sanitarie da adottare, norme di comportamento e uso dei DP. Diciamo che i due protocolli, quello redatto dal datore di lavoro a integrazione del documento di valutazione del rischio e il protocollo di sicurezza redatto dal coordinatore a integrazione del proprio piano di sicurezza e coordinamento, sono molto simili nella struttura. Per quanto riguarda il contenuto, il coordinatore per la sicurezza ha l'onere di coordinare la presenza di più imprese esecutrici, che possono essere sia contemporaneamente presenti nel cantiere che non. E quindi le misure di coordinamento sono già tali da disciplinare la presenza di più imprese. Ma adesso, tramite il protocollo di sicurezza, il coordinatore va a fornire delle ulteriori misure di coordinamento volte non solo a garantire già la sicurezza così come prevista dal testo unico, dal decreto legislativo 81 del 2008, ma soprattutto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Ecco perché i due contenuti sono molto simili. Quindi, ricapitoliamo, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere integrato con il protocollo di sicurezza. Allo stesso tempo, però, il PSC deve essere aggiornato in caso di modifiche al layout di cantiere, ovvero alla riorganizzazione degli spazi comuni, e in base alla riorganizzazione degli spazi comuni, se necessario, bisogna anche modificare quelle che sono le fasi di lavoro e le relative attrezzature, e di conseguenza deve essere aggiornato anche tutto il contenuto delle lavorazioni, così come predisposto dal coordinatore.
Il coordinatore, in ultimo, è tenuto ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori perché i cantieri si sono fermati per circa 2 mesi e quindi adesso le lavorazioni devono riprendere con un slittamento in avanti della loro cadenza temporale. Quindi, se era stato predisposto il cronoprogramma dei lavori, il diagramma di Gantt, nello specifico per i cantieri privati, questo deve essere aggiornato andando a indicare le nuove date di svolgimento delle lavorazioni. Nel caso dei cantieri pubblici, dove noi abbiamo il diagramma di Perth che contiene non solo l'evoluzione temporale del cantiere, ma anche il budget di spesa assegnato ad ogni lavorazione, anche questo è oggetto di modifica. Quindi bisogna nuovamente aggiornare le date delle singole lavorazioni e nell'eventualità rivedere anche il budget assegnato ad ogni fase lavorativa. Adesso andiamo a vedere gli adempimenti che devono essere fatti nella regione Campania per la riapertura dei cantieri temporanei e mobili. Nello specifico vedremo tutto quello che deve fare il datore di lavoro per i propri dipendenti e per la riapertura dei cantieri. La Regione Campania ha emanato delle disposizioni aggiuntive che vanno a integrare le misure di sicurezza già predisposte a livello nazionale da adottare nei protocolli di sicurezza. Nello specifico, la Regione Campania prevede che il protocollo di sicurezza deve contenere le visite mediche obbligatorie, quindi il datore di lavoro di tutte le imprese esecutrici, di ogni singola impresa esecutrice dei lavori, per riprendere i cantieri, per riprendere le attività nei diversi cantieri, deve obbligatoriamente sottoporre a visita medica tutti i suoi dipendenti. Inoltre farà la misurazione obbligatoria della temperatura all'ingresso dei cantieri. Prevede un'autocertificazione che deve essere rilasciata da ogni dipendente all'ingresso del cantiere. Questa autocertificazione contiene informazioni sullo stato di salute del dipendente e soprattutto che questi non proviene da zone rosse, da zone ad alto rischio e che non è stato a contatto con persone positive al Covid. Inoltre introduce la sanificazione a cura di aziende certificate. Quindi il protocollo a livello nazionale dice che noi dobbiamo fare la sanificazione periodica. Nella Regione Campania la sanificazione periodica deve essere svolta da aziende certificate. Ripeto, a livello nazionale si applicano le linee guida per la stesura dei protocolli di sicurezza così come stabiliti dal Ministero della Salute. Poi ogni regione può decidere di integrare e modificare tali protocolli, così come ha fatto la Regione Campania. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il datore di lavoro, quando va a redigere il proprio protocollo di sicurezza, deve aggiungere che lui ha fatto le visite mediche e quindi bisogna lasciare in cantiere tutta la documentazione rilasciata dal medico competente che sono state fatte tutte le visite mediche agli operai, ovviamente nella riservatezza dei dati, perché questa documentazione conterrà solo indicazioni che tutti i dipendenti sono stati sottoposti a visite mediche. Informazioni più dettagliate sul loro stato di salute sono comunque soggetti alle attuali disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei dati personali. Questo è fondamentale, lo ricordo sempre. Ovviamente non ci sono altri adempimenti a cura delle imprese presenti nella Regione Campania, oltre a quelli che ci siamo detti nel corso di questo incontro, di questo videocorso di oggi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo videocorso.